Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Brienza in provincia di Potenza. Il comune si trova a 713 metri sul livello del mare e conta poco più di 4.000 abitanti. Brienza ha dato i natali al grande giurista, patriota ed eroe della Repubblica Napoletana, Francesco Mario Pagano, a cui recentemente in città è stato dedicato un parco letterario. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Brienza! E con Antonio Giancristiano, sindaco di Brienza, andiamo a presentare questo splendido comune della provincia di Potenza. Ci presenti Brienza. Innanzitutto benvenuti qua a Brienza, questa sorridente cittadina della regione Basilicata, provincia di Potenza, con poco più di 4.000 abitanti, che si trova nell'Appennino Lucano, di circa 90 km quadrati. Dal 2005 si fregia del titolo di città per decreto del presidente Ciampi, per aver dato il Natale a uno dei nostri illustri concittadini, che è Francesco Mario Pagano, un giurista, uno dei massimi esponenti della Repubblica Napoletana, che è stato anche martire, perché poi venne ucciso in piazza Mercato a Napoli il 29 ottobre 1799. E qui nel suo studio abbiamo proprio un bel quadro. Sì, e questo teniamo un quadro che è di De Chirico, uno dei più famosi pittori lucani di Venosa, il quale lo ritrae nel momento in cui gli viene notificata la condanna a morte. Simbolo di Brienza è un po' questo castello maestoso che svetta su tutta la città. Sì, tant'è vero, questo lo ritroviamo anche all'interno proprio del stemma del comune di Brienza, dove lo stemma appunto del comune è raffigurato queste tre torri che simboleggiano il castello Caracciolo, in particolar modo con l'Itterio Caracciolo, che ha dato un impulso a Brienza proprio oltre che economico pure sociale. È molto suggestivo il borgo medievale che voi da anni state cercando di recuperare. Oltre che la mia amministrazione, anche le amministrazioni precedenti ci hanno investito tanto, soltanto che è un lavoro lungo e ci vuole un grosso impegno, oltre che proprio economico. Ci vogliono oltre 100 milioni di euro per recuperare tutto il borgo. Noi abbiamo preso pochi finanziamenti, ora teniamo in corso un finanziamento di circa 5 milioni di euro con il PON Cultura e abbiamo investito sul Castello Caraccio, sul Palazzo Paternoster, situato proprio al di sotto del castello, e in più dovremo riprendere la Brienza antica, la Brienza Ruderi, con dei percorsi e la urbanizzazione del centro storico. Considerate questo il centro storico dal 1980 che è completamente abbandonato, perché Brienza nell'80 è stato il terremoto dell'Irpinia, dove ci sono state anche delle vittime qua a Brienza, e da allora è stato completamente abbandonato ed è un lavoro immane. Comunque ci sono visite guidate all'interno del centro storico. Sì, noi grazie alla Proloco organizziamo queste visite guidate, dove basta prenotarsi al numero che teniamo, perché essendo il borgo in fase di recupero è pericoloso e allora pertanto bisogna andare per forza con le guide. Vogliamo chiudere con un invito a venire qui a Brienza? Sì, colgo appunto l'occasione per dire a tutti quanti venite a Brienza. Brienza è un paese accogliente, un paese bello, un paese ricco pure di storia, di cultura e soprattutto pure c'è un paesaggio stupendo. Grazie sindaco, e noi ci spostiamo di poco, scendiamo le scale del comune per andare ad incontrare il parroco di Brienza. Nella chiesa della Santissima Annunziata incontriamo Don Beniamino Cirone, che è parroco qui a Brienza da 47 anni. È un bel record. Certo, sì. Ci presenti la comunità cristiana di Brienza? La comunità cristiana di Brienza è una comunità, diciamo, semplice, genuina, molto coesa,
partecipa, soprattutto in questo momento di grande difficoltà, è venuto un po' meno, come in tutte le parrocchie del mondo. Però ecco, ho avuto sempre un feeling con loro. Un comune ricco di chiese, questa è la chiesa che un tempo era inglobata all'interno del convento. Certamente, ricca di chiese, ma anche prima erano 10 parrocchie qui a Brienza. Questa si è inglobata perché fa parte del convento ed è stata costruita fra il 1572 e il 1575. È la classica chiesa francescana, una navata, è abbastanza bella, come possiamo vedere, e qui funge da parrocchia perché la parrocchia purtroppo non è tanto fruibile, soprattutto per le persone più anziane come me, c'è una scalinata abbastanza faticosa. Però questa praticamente è quella più centrale, è quella più frequentata. Parliamo della chiesa presente nel borgo medievale Santa Maria Assunta, che adesso è stata restaurata, no? È stata restaurata, però è stata restaurata male e stiamo facendo già il progetto per poter intervenire tramite la curia. La chiesa più antica è quella di San Zaccaria. Quella di San Zaccaria, noi abbiamo già una platea che dimostra che già nel 1200 la chiesa era presente. Per me è la più antica, ma anzi la storia che ne parla di questo. E lì abbiamo anche un quadro di Luca Giordano. Certo, è un quadro della circoncisione, è molto visitato, ma anche altri del Mancieri, del Peccheneda, sono abbastanza conosciuti. Senz'altro la devozione più forte è per il Santissimo Crocifisso. Certo, certo. La società popolare che si muove e fa muovere le persone. Abbiamo appena festeggiato il Crocifisso, una bellissima giornata, abbiamo goduto di nuovo la festa. Questa festa che si ripete dal 1238, è di origine francescana. San Francesco è stato presente qui già dall'inizio e quindi praticamente è di devozione portata dai francescani personalmente. E Gesù per tutto l'anno è qui in chiesa, poi viene portato a maggio La prima domenica di maggio viene riportata al santuario. E lì è la messa più frequentata di tutto l'anno. Ogni domenica si celebra la messa, da maggio a settembre. Il patrono di Brienza e San Cataldo. Sì, sì, senz'altro. E naturalmente è una devozione che risale al periodo in cui sono arrivati i Caracciolo qui. È un ramo dei Caraccioli di Napoli proveniente da Taranto e lì c'è la devozione a San Cataldo e hanno trasferito anche questa devozione a Brienza, mettendo in secondo luogo San Rocco, però non si prendono collera nessuno dei due. Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Ah, il messaggio è questo, che vogliamoci bene, cioè facciamo in modo che la nostra vita sia una vita piena di soddisfazioni, piena di speranza, ma anche piena di progetti, perché i progetti fanno aumentare la vita. So che hai incontrato il Santo Padre da pochi giorni. Pochissimi giorni l'ho incontrato e naturalmente il Santo Padre, siccome io sono l'assistente ecclesiastico nazionale delle città dell'associazione del Città del Crocifisso, mi sono presentato chi ero, ho detto io sono l'assistente eccetera eccetera e ho avuto già la gioia, il privilegio di poter incontrare Vostra Santità nel 2013 e lui mi ha guardato e ha detto 8 anni fa. Sì, è vero Santità, ho detto, ma 8 anni fa eravamo più giovani tutti e due e se ne è fatta una bella risata. Grazie parroco e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta di Brienza e andiamo a presentare i piatti tradizionali e le altre tipicità del luogo.
qui a Brienza, per quanto riguarda l'itinerario del gusto, hanno fatto le cose alla grande, grazie all'associazione Proloco, ai produttori, a Marco Lavecchia con tutto il suo staff. E adesso con Rosanna Sabatella dell'associazione Proloco andiamo a presentare, devo dire, questi piatti veramente tipici e tradizionali. Iniziamo allora dai piatti e i prodotti alla nostra sinistra. Sì, la nostra cucina tradizionale prevede una vasta gamma di prodotti, dagli insaccati, quindi i salumi, la salsiccia, il capocollo, la soppressata. Si può vedere una salsiccia immersa nella sugna. Andando avanti abbiamo i prodotti caseari, quindi dei formaggi più stagionati, quindi il nostro cas, che è un prodotto tipico di Brienza, che ha origini molto antiche. Abbiamo anche i formaggi vaccini, come le mozzarelle, le trecce, la ricotta e le scamorze. Col tartufo noi realizziamo diversi prodotti, fra questi ci sono le scamorze, quindi non solo come abbinamento nei primi piatti ma anche nei formaggi. Vediamo la lagana e fagioli, quindi è una pasta tipica di Brienza realizzata a mano, quindi una pasta lunga con fagioli secchi, principalmente borlotti. A fianco le sigarette con i peperoni cruschi, la famosa ricotta salata o cacioricotta. C'è da dire che qui la pasta è tutta fatta in casa. Sì. E poi il peperone crusco è veramente il principe del territorio. Sì, dà un tocco in più ai nostri piatti, con il suo sapore forte e deciso e anche colorato. Andando avanti possiamo vedere anche quella che è una dei prodotti più tipici del nostro territorio, che è la pizza chiena, e a fianco la pizza con le cipolle. Due tipi di pizze farcite che vengono realizzate in prossimità delle festività, Natale, Pasqua. Poi a seconda della famiglia abbiamo anche il pane casereccio, quindi realizzato con farina locale, dai nostri grani antichi, e con questa farina si producono questi biscotti scaurati, che in italiano sarebbero scaldatelli, e viene prima scaldato nell'acqua e poi cotto a legna, così come viene cotto a legna il pane e così come vengono poi cotti a legna anche altri prodotti da forno, quali i biscotti. Infatti abbiamo i biscotti con il naspro, è un biscotto sia dolce che salato. Qui abbiamo il piatto sì, più importante. La patatella, sì, è il piatto tipico che rappresenta Brienza per eccellenza, quindi il piatto che viene realizzato con le uova locali, il formaggio locale, quindi con il cosiddetto cas, che di cui parlavamo prima, e diciamo la tradizione vuole formaggi misti, quindi dal formaggio di pecora e capra fino all'aggiunta del formaggio di mucca. E lo abbiamo in due versioni, no? Certo, si può degustare sia bianco oppure viene gustata con il sugo del pezzente, quindi un altro insaccato locale, e a fianco alle patatelle un altro must della nostra cucina, la ciambotta. Quindi questo mix di verdure fritte accompagnate con le patate lesse. È un territorio molto ricco, questo qui, abbiamo tanti boschi e quindi le castagne. Sì, le castagne che fanno, diciamo, da cornice ai nostri pranzi, che danno appunto il tocco in più grazie ai bucnot. Un'altra tipicità della nostra Brienza, che sono realizzati con le castagne cotte, l'aggiunta del cioccolato e poi racchiusi come dei ravioli e vengono fritte. A fianco ai bucnot le crespelle, che vengono servite principalmente con il miele. Si parla sempre di spopolamento dei piccoli comuni italiani. Vogliamo fare un invito ai giovani a tornare nei paesi dove sono nati? Certo, vi invitiamo tutti a Brienza, a ritornare a Brienza, perché come vedete di prodotti ne abbiamo tantissimi e c'è tanta voglia di fare e si può fare tanto insieme. Grazie a Rosanna. Grazie. E noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Brienza. E con Davide Guglielmi andiamo a presentare il Museo Laboratorio delle Arti e del Paesaggio. E in questo momento ci troviamo all'interno della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, che è un vero gioiello, e iniziamo il nostro itinerario da qui. Presentiamo allora questo complesso museale. Allora, salve, innanzitutto. Praticamente siamo all'interno del complesso monumentale di Santa Maria degli Angeli. Questo complesso si divide in due parti, una parte composta dall'ex lazzaretto e poi c'è questa chiesetta, costruita per volere del comune di Brienza nel 1622. I lavori sono stati terminati nel 1629 ed è stata affrescata dal pittore Giovanni di Gregorio, detto il Pietrafesa. Qui abbiamo proprio una catechesi su Maria. Il tema principale è quello della Madonna, di Maria. Quindi abbiamo il suo percorso, la sua storia. Nel primo affresco possiamo vedere la nascita,
proseguendo abbiamo il primo giorno di scuola, lo chiamo io scherzando, l'ingresso al tempio con i genitori che la guardano salire le scale. Poi abbiamo l'incontro con la cugina Elisabetta. E poi abbiamo anche Sant'Antonio e un altro santo qui alle mie spalle. È importante perché l'incontro nel 1200 tra domenicani e francescani, quindi San Domenico de Guzman e San Francesco, si incontrano a Roma nel 1200 per la prima volta, però in questo affresco il Pietrafesa si prende una licenza perché dipinge anche il cupolone, che nel 1200 ancora non era stato realizzato, appunto per geolocalizzare Roma. Abbiamo altri saloni perché qui questo spazio funge anche da laboratorio. Esatto, la struttura dell'ex lazzaretto la utilizziamo noi del Mulabo, organizziamo dei laboratori e delle piccole escursioni, le quali partendo appunto da questo complesso arrivano fino alle pendici del castello e al borgo medievale. E qui avete un salone dove c'è un video che illustra un po' tutta la zona. Sì, è un video realizzato dal regista Silvio Giordano assieme a noi della cooperativa. Racconta un po' il territorio del Melandro e la figura di Mario Pagano, nativo di questi luoghi. Voi siete un gruppo di giovani e tenete a cuore Brienza. Siamo un gruppo di ragazzi di varie parti della Basilicata. Io sono di Potenza, abbiamo dei ragazzi di Rio Nero, Tolve, appunto Brienza. E ognuno di noi, dopo i percorsi personali, ha deciso di tornare nella terra natia ed iniziare questo percorso. Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Brienza? Vi aspettiamo in questo luogo un po' nascosto, magari anche meno conosciuto rispetto ad altre mete turistiche, però è davvero un gioiellino. Grazie a Davide Guglielmi e quindi noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle positività di Brienza. Una realtà importante per Brienza è senz'altro l'Istituto Maria Ausiliatrice e noi ne parliamo con Suor Filomena Vasciarelli. Tra l'altro sentiamo i ragazzi perché qui ci sono più di 70 ragazzi ogni giorno. Sì, certamente. La mattina iniziamo con le attività della scuola dell'infanzia, la sezione primavera e la sezione del nido, che da 10 giorni sta popolando questa realtà. E il pomeriggio invece stiamo facendo delle attività sia di aiuto nello studio per ragazzi dalla prima elementare alle medie e anche delle attività sportive e ludico-ricreative. Io ho percorso i tre piani e i tre piani sono tutti impegnati. Ad iniziare qui dalla cappella ho visto tanti ragazzi in raccoglimento. Sì, anche perché in questa settimana stanno preparando un gruppo di bambini che riceveranno la prima comunione. Ci sarà anche un gruppo di cresima. Quindi veramente siamo molto impegnate e come voleva Don Bosco siamo sempre a contatto con questi ragazzi come voleva lui per educarli ad essere buoni cristiani e onesti cittadini. Lo studio però ho visto anche tanti spazi esterni. Sì, abbiamo dei piccoli spazi che purtroppo per la realtà di Brienza sono un po' piccoli, sinceramente, perché d'inverno qui fa molto freddo e quindi questo impedisce un po' la nostra attività in pieno in mezzo a loro. Però ce li facciamo bastare. Voi siete qui da più di 80 anni? Sì. La nostra realtà è stata costituita nel 1941, quando le prime suore hanno occupato questa realtà. Però questa casa è stata ricostruita dopo il terremoto dell'80, perché era andata completamente distrutta. Però proprio in quei momenti è stata molto vicina alla popolazione, tanto che li ha ospitati nella nostra scuola. Dormivano qui, mangiavano qui e si dedicavano anche in quei tempi all'educazione, nonostante le difficoltà
ricorda di quel momento di sisma. Lei si sta affezionando a Brienza. Sì, certamente, anche perché io sono un tipo molto di relazioni, quindi faccio facilmente anche amicizia, instauro un rapporto anche positivo con le persone. Grazie a Suor Filomena, e noi continuiamo a mostrare le cose belle di Brienza. Brienza ha una storia antichissima. Noi abbiamo raggiunto il castello Caracciolo e siamo qui con Edoardo Andreozzi, presidente dell'associazione Prologo e referente del parco letterario Mario Pagano. Brienza è una bellezza e, dicevo, una storia antica. Sì, Brienza è una storia molto antica, è una origine longobarda, risale al V-VI secolo d.C. Infatti l'antico nome di Brienza era Burgensia, e dalla radice da Burg possiamo capire appunto che è un'origine germanica. Successivamente i Normanni nell'XI secolo realizzano e edificano il castello dove ci troviamo adesso, questo bellissimo castello, che poi con l'arrivo di Caracciolo nel 1400 prende il nome dai Marchesi Caracciolo. Successivamente, per ben 4 secoli, i Caracciolo detengono questo feudo, quindi Brienza e i territori circostanti tra i loro possedimenti. Soltanto verso la metà del 1800, diciamo, il ramo dei Caracciolo pian piano si estingue. Il borgo medievale è senz'altro una bellezza, però bisogna essere accompagnati in questo periodo. Sì, in questo periodo bisogna essere accompagnati, perché il borgo è oggetto di lavori di restauro ormai da un po' di tempo, e anche il castello è in fase di restauro, e quindi attraverso noi, attraverso la Prologo, su prenotazione si può tranquillamente visitare il borgo e, diciamo, anche i dintorni. Voi pensate anche alla guida per tutte le chiese? Noi ci occupiamo anche dell'accompagnamento per le chiese, in particolar modo per la chiesa madre, la chiesa di Santa Maria Assunta, che si trova proprio qui all'interno del borgo, una chiesa molto antica, le cui origini risalgono a un periodo che va tra la fine del 1100 e i primi del 1200. Poi qui, alla nostra sinistra, abbiamo la casa natale di Mario Pagano. Sì, qui alle spalle del castello, nella zona più antica dove appunto sorse l'insediamento longobardo, abbiamo la casa natale di Francesco Mario Pagano, che nasce qui a Brienza nel 1748. Lui, giovanissimo, da adolescente, si trasferisce a Napoli per completare gli studi. All'epoca le famiglie che avevano la possibilità appunto mandavano i loro giovani, i loro rampolli nella capitale del regno per completare la loro istruzione. Mario Pagano manifesta subito una grandissima propensione per gli studi giuridici, e infatti neanche ventenne e laureato in diritto, all'epoca si diceva così, presso la Federico II di Napoli, dove poi pian piano acquisisce anche la cattedra di diritto penale, acquisisce per concorso, diventa uno dei più famosi giuristi in tutta Europa. I suoi scritti, in particolar modo i saggi politici, hanno fatto scuola per secoli. Ed è per questo che è stato istituito il parco letterario dedicato a Mario Pagano. Sì, è per questo, e anche perché Francesco Mario Pagano si dilettava nei suoi pochi momenti liberi nello scrivere anche opere di letteratura. Ha scritto alcune commedie, alcune tragedie, quindi era un personaggio assolutamente poliedrico da questo punto di vista, aveva moltissimi interessi, anche se la sua attività principale appunto era quella di giurista. Nel febbraio 1799 sappiamo che scoppia la rivoluzione napoletana e partecipa come uno dei principali esponenti della rivoluzione, a cui viene affidata la redazione della Costituzione napoletana. Purtroppo l'esperienza della rivoluzione napoletana è stata gloriosa ma brevissima, e Pagano insieme a moltissimi altri viene condannato a morte, perché lui, chiaramente essendo estremamente coerente con se stesso e con le sue idee, rifiuta più volte la grazia che gli viene offerta, perché non accetta di ripudiare i suoi principi, i suoi ideali, e quindi preferisce andare a morte. Non fu una rivoluzione di popolo, però era una rivoluzione per il popolo. Sfortunatamente non fu compresa dal popolo, e quindi queste persone persero e furono messe a morte, e questo ha fatto sì che il loro ricordo sia giunto fino a noi e soprattutto che siano considerati dei veri e propri martiri, i martiri della rivoluzione napoletana. Voi siete collegati ai parchi letterari italiani? Noi siamo assolutamente collegati alla rete dei parchi letterari italiani, presieduta da Stanislao De Massanic. Questa cosa ci onora e ci fa assolutamente piacere. Speriamo che pian piano si riescano a portare avanti iniziative sempre più interessanti
non solo nel ricordo di Francesco Mario Pagano, ma anche nel ricordo e nella memoria di tantissimi altri esponenti di Brienza. Nel 1700 e anche in parte nel 1800 è stata ricca di personalità illustri. Grazie ad Edoardo Andreozzi, e quindi Brienza vi aspetta con tutte le sue positività e la riconosciuta accoglienza dei suoi abitanti. Per rivedere le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Brienza in provincia di Potenza e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!